Ciao a tutti, sono Francesco Bartolomei e oggi andrò ad approfondire ed attualizzare i concetti dell'umanesimo. In questo video parlerò e metterò a confronto il teocentrismo e l'antropocentrismo. Per teocentrismo, in filosofia e in teologia, si intende quella dottrina secondo la quale Dio è al centro dell'universo e perciò tutto ciò che esiste ha significato e giustificazione soltanto riferendolo alla divinità concepita come unico principio creatore di tutta la realtà. La teologia sarebbe stata nel periodo medievale teocentrica, per poi passare nel periodo rinascimentale ad essere antropocentrica, considerando l'uomo al centro dell'universo. Una corrispondenza a questa teoria si trova anche nella simbologia cristiana medievale, che riprende la visione teocentrica nel rosone, un elemento decorativo a forma di finestrone circolare applicato alle facciate delle chiese di stile romanico e gotico. Il rosone rappresenta una ruota a raggi che simboleggia, secondo la tradizione cristiana, il dominio di Cristo sulla terra. Spesso al centro del rosone delle chiese medievali si trova la figura di Cristo, la quale sta ad indicare il ruolo determinante del Salvatore al centro del proprio progetto divino. Per rendere più chiaro questo concetto, ho scelto questa canzone di Fabrizio Moro, che è un cantautore italiano, che si intitola Ho bisogno di credere. Fede nei silenzi, colti a un passo dal coraggio, quando cerco di capire il senso del mio viaggio. Ho fede nelle cose che mi aspettano domani, nelle scarpe che porto, fede in queste mani. Ho fede mentre sento la mia fede che fluisce, energia imbarazzata che costruisce uno spazio illuminante che dà scopo a questa vita. La fede è come un'arma per combattere ogni sfida. Ho fede in te e ho fede nell'amore. Per descrivere la fede poi non servono parole. La fede è un conduttore fra un dubbio e questo immenso, quando il resto perde il senso. A un passo da domani, a un passo ormai da te, ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla voglia che avevamo, ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te. In questa canzone l'artista mette al centro la fede, come se la fede fosse Dio, un po' come il teocentrismo, che mette al centro di tutto Cristo. Adesso invece passiamo all'antropocentrismo, concezione secondo cui tutto ciò che è nell'universo è stato creato per l'uomo e per i suoi bisogni, per cui l'uomo si viene a trovare al centro dell'universo e può considerarsi misura di tutte le cose. Nell'Italia rinascimentale nasce la concezione del sapere come potere, ovvero del sapere che si può diventare strumento di trasformazione della realtà. L'uomo allora si pone al centro dell'universo. Esistono diverse interpretazioni del Rinascimento. Particolarmente dibattuta è la questione se esso sia da considerare o come un momento di rottura o viceversa come una fase di proseguimento rispetto al Medioevo. Naturalmente i cambiamenti non avvengono di punto in bianco, ma col passare del tempo. Adesso porterò un altro esempio, Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio è stato uno scrittore e poeta italiano. La sua opera più famosa è il Decameron, una raccolta di novelle, che col passare dei secoli diventerà un pilastro della letteratura italiana. La prosa di Boccaccio porta una ventata di innovazione e di sperimentalismo, inaugurando una narrativa dallo stile fluido e scorrevole, ricca di lessico che si farà spesso al linguaggio quotidiano, colorito e molto espressivo. Anche le novelle che compongono il Decameron sono tutt'altro che canoniche e tradizionali, sono divertenti e spiritose, tanto che l'opera venne considerata scandalosa dalla Chiesa e inserita nell'indice dei libri proibiti. Ricapitolando, il teocentrismo e l'antropocentrismo sono due mondi opposti, due epoche diverse e due modi di pensare diversi. Nel teocentrismo si mette al centro Dio, mentre nell'antropocentrismo si mette al centro l'uomo.